Ore 20 di mercoledì 3 maggio ai Salesiani di Salargius. Si gioca il quarto di finale fra FC Esintermedia, che veste un completino giallo-nero, e ASD Delfino, che veste un completo nero. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Chessa dell'MSP Sardegna. Buona visione.
il quarto di finale fra Esa Intermedia e Delfino si è appena concluso, è stato un 8-0 diciamo senza storia, a parte i primi 10-15 minuti dove vi stavate ancora impostando in campo, però è stata diciamo un quarto senza storia. Siete fra i favoriti alla vittoria finale e oggi ancora una volta l'avete dimostrato. Sì, dai, siamo una buona squadra, questo bisogna ammetterlo. Oggi però il risultato sembra così eclatante, ma ci hanno messo in difficoltà i primi 10-15 minuti. Poi dopo che abbiamo sbloccato il risultato, la partita è andata nel verso giusto. Siamo riusciti a raddoppiare, a fare il terzo gol e poi la partita ha avuto solo un senso unico. Sono dovuti uscire fuori e noi in contropiede li abbiamo puniti. Sì, dispiace per l'infortunio a Iovine alla fine, insomma la gara comunque era segnata già dall'inizio, però questo infortunio un po' l'ha rovinata e ci dispiace, facciamo un grande bocca al lupo, speriamo che non sia niente di grave, qualcosa al ginocchio, ma speriamo appunto che non sia niente. E dunque dalla vostra parte ci sarà venerdì l'altra semifinale che è Samirada contro Millennium, che conoscete, avete già affrontato. Cosa dici di queste due squadre? E poi soprattutto ti voglio chiedere, si sta quasi intravedendo una finale che molti addetti al lavoro all'inizio prevedevano, e cioè Esa Intermedia X-Rice. Qualcosina su queste due, su queste squadre? Sono del parere che bisogna giocarsi tutte le partite, non c'è mai una favorita secondo me. Per quanto riguarda queste due squadre, sono due ottime squadre, grande individualità, sarà difficile batterle. Però noi siamo un bel gruppo, fino alla fine cerchiamo di fare il massimo. Certamente. Ascolta, ti voglio chiedere una cosa che non c'entra niente con i nostri tornei, è una cosa in generale del calcio a 7. Ne approfitto a chiederlo a te perché sei una persona che fa calcio in una società importante, sei non solo un preparatore atletico ma anche un allenatore. Però è un parere che voglio chiedere appunto a una persona che so essere molto competente. Il calcio a 7 è un calcio limitato perché mancano alcune cose, oppure come pensa qualcuno, e in parte anche gente come noi che promuoviamo il calcio a 7, è in fondo l'essenza del calcio, perché chiunque in questo campo comunque si diverte, gioca, si è tutti protagonisti, e magari nel calcio a 7 mancano quei momenti di pausa che ci sono nel calcio, dove ci sono spazi grandissimi. Tu cosa ne pensi? Beh, essendo un campo ristretto rispetto al calcio a 11, consente sempre di stare in movimento, quindi sei sempre all'interno del gioco. È un gioco secondo me molto tecnico, perché comunque il contatto tra l'avversario è sempre diretto, quindi devi essere bravo sia a proteggere palla sia negli spazi stretti e uscirne fuori. E poi penso che sia anche un gioco abbastanza tattico, perché comunque avendo pochi spazi a disposizione da sfruttare dobbiamo essere bravi tutti a muoverci e a creare gli spazi giusti. Certo, grazie allora per questo tuo parere, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, ciao.